Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Matteo. Oggi continuiamo a lavorare sul nostro libro alterato fatto a mano, che ormai inizia a essere sempre più grosso. Le pagine di oggi sono dedicate a Madonna. Abbiamo fatto questa prima pagina con un trasferimento con Mod Podge e il suo nome ritagliato con le lettere prese dai dépliants, una finestra di acetato sulla quale abbiamo stampato lo spartito di una delle sue canzoni e una foto, anche questa, stampata su acetato. La finestra, come vediamo, è stata arricchita con quattro occhielli e questa catena in finto rame, ottone, non so quale tipo di metallo sia. Ad ogni modo, vediamo come siamo riusciti a costruire queste pagine dedicate a Madonna. Ecco, allora, iniziamo a decidere dove vogliamo andare a lavorare, se verso l'inizio o verso la fine. Io tornerei verso l'inizio, quindi questa era la pagina di Bette Davis e John Crawford, quindi le proteggiamo. Ok, iniziamo a mettere il nostro solito substrato con il nostro Mod Podge. Allora, pennello e si comincia. Ok, il Mod Podge l'abbiamo messo e questa volta, prima di mettere il gesso, lo lasciamo asciugare completamente, poi capiremo il perché. Ok, il Mod Podge è completamente asciutto, adesso mettiamo il gesso, però, come dicevo, in una maniera diversa da quella che abbiamo visto fino ad ora. Allora, prendiamo gesso, pennello, siccome voglio che buona parte del testo del substrato che abbiamo messo sia visibile, ne metto solo uno strato su una pagina soltanto. Ok, faccio toccare le due pagine, schiaccio lungo tutta la superficie e poi riapro. Perfetto, e lasciamo asciugare così com'è. Ok, il gesso adesso è asciutto, non so se si riesce a vedere che si è creata tutta questa texture, quindi adesso abbiamo la nostra prima coppia di pagine fatta, quindi questa sarà la finestra. E andiamo quindi a rifare lo stesso lavoro con il substrato e con il gesso da quest'altra parte. Ok, quindi adesso che il Mod Podge è asciutto, rifacciamo la stessa procedura con il gesso, quindi lo mettiamo solo su una delle due pagine,
Qui possiamo scegliere a seconda della texture quanto gesso mettere. Se vogliamo una texture più intensa ne metteremo di più, più lieve ne metteremo di meno. Ok, direi che ci siamo, quindi anche qua schiacciamo l'altra pagina al di sopra, apriamo così com'è e lo lasciamo asciugare. Ok, allora adesso è tutto asciutto, abbiamo la nostra prima pagina dove metteremo, dove faremo un trasferimento di immagine. Questa e questa saranno la nostra finestra di acetato e qua un altro trasferimento di immagine. Allora, io inizierei a decorarle proprio perché dovremo fare un trasferimento con colori non troppo scuri, quindi inizierei per esempio con questo arancio, pesca, non so esattamente, non ho mai ben capito che colore sia. Se vi aiuta è della Amsterdam ed è il numero 224. Quindi, come abbiamo già fatto praticamente sempre in tutti i nostri video, trasciniamo il colore con la nostra spatola. Colore messo e lo lasciamo asciugare così com'è. Allora, il primo colore asciutto, continuerei con un bel giallo, se vi aiuta Amsterdam 269, anche questo lo trasciniamo con la spatola. Benissimo, e lo lasciamo asciugare. Adesso vorrei aggiungere sempre del disturbo, come facciamo spesso. Allora, per fare il disturbo questa volta utilizzerò il fondo di una bottiglia, quindi su un supporto a parte, io ho questi volantini, metto solo un goccio di colore di contrasto, ho scelto questo turchese. Lo stendo e, come avevamo già fatto in un video precedente con un tappo, uso la bottiglia a mo' di stampino. Direi che con il turchese abbiamo dato, possiamo fermarci anche qui. Aggiungiamo altro disturbo. Allora, quindi senza inventarci cose impossibili, allora utilizzo del verde che stendo sempre a parte. Perfetto. E con la spatola vado a disegnare delle righe trasversali, non dritte, perché le cose ordinate a noi non piacciono un granché, quindi ok. Allora, io direi che lo sfondo è sufficientemente chiaro da permettere di vedere la foto poi con i suoi
con le scusatemi, mi sto confondendo. È sufficientemente chiaro da permettere di vedere la foto una volta trasferita. Quindi, per quanto riguarda queste prime due pagine, possiamo fermarci qui e rifacciamo la stessa identica cosa sulle altre due pagine da quest'altra parte. Perfetto, allora adesso è tutto asciutto, abbiamo le nostre prime due pagine, quelle che saranno le due pagine della finestra e le altre due pagine. Vi faccio vedere più da vicino, così vi rendete conto di quanto il substrato sotto si vede ancora ed è esattamente l'effetto che volevo. Quindi prepariamo la prima foto per il trasferimento, l'abbiamo già fatto mille volte, quindi strato di Mod Podge, asciugare. Secondo strato di Mod Podge si fa asciugare, terzo strato di Mod Podge si fa asciugare. Quindi cominciamo con il primo strato su tutta la foto in maniera omogenea. Vi accorgerete che il Mod Podge è asciutto quando diventa completamente trasparente. Quindi il primo strato l'abbiamo messo su tutta l'interezza della foto e lo lasciamo asciugare. Perfetto. Allora, primo strato asciutto, mettiamo subito il secondo. E facciamolo asciugare. Okay, anche il secondo strato è asciutto, quindi mettiamo subito il terzo e ultimo strato. Perfetto, terzo e ultimo strato messo, lasciamo asciugare anche quest'ultimo strato. Allora, il terzo strato è asciutto, io mi sono tenuto questo lato per poter maneggiare meglio il foglio quando l'avrò ricoperto di colla. Direi che la foto possiamo tranquillamente iniziare a posizionarla sulla nostra prima pagina. Allora, mettiamoci ancora uno strato di Mod Podge, questa volta per incollare la foto. Così, mentre la colla asciuga, noi possiamo andare a lavorare sul resto del nostro lavoro e costruire la finestra trasparente. Allora, questa la mettiamo qui. Ok. Come ogni volta che facciamo un trasferimento, dobbiamo ricordarci che dobbiamo fare in modo che sotto non ci siano bolle d'aria né nulla che disturbi l'aderenza tra la foto e la pagina. Quindi togliamo le bolle d'aria, qui uscirà ovviamente tutto l'eccesso di colla, anzi direi che possiamo già andare a tagliare tutto ciò che non ci serve, quindi la parte in eccesso della carta andiamo a eliminarla subito. Benissimo, adesso mettiamo sotto qualcosa per proteggere il resto del libro, andiamo a togliere bolle d'aria ed eccessi di colla con la nostra spatola. Si può fare anche schiacciando con le mani, ma effettivamente con la spatola è molto, ma molto, ma molto più facile. Ok.
direi che così è super aderente, non ci resta che lasciarlo definitivamente asciugare, o nel caso del trasferimento dico sempre che non deve solo essere asciutto ma deve essere completamente secco. Quindi senza fretta, aspettiamo anche una notte intera, magari aiutiamoci col phon, ma finché la colla è fresca non si può trasferire l'immagine, quindi portiamo pazienza. Nel frattempo andiamo ad aprire le finestre centrali, quindi taglierino, righello, apriamo uno spazio qui al centro. Allora, proteggiamo il resto del libro con un tappetino da taglio. Ok, queste sono le pagine che vogliamo tagliare. Benissimo. Allora, visto che dobbiamo prendere due pagine, cerchiamo di fare parecchia pressione. Ok, dovremmo esserci. Allora, un lato è fatto. Benissimo. Ora tagliamo questo. Quarto e ultimo lato. Ok, dovremmo aver già tagliato tutte e due le pagine. Ok, se ci sono imperfezioni correggiamole con il taglierino. Ok, una è andata, adesso togliamo anche la seconda. Benissimo, ok, ci siamo, la nostra finestra è pronta, aspettiamo che il trasferimento asciughi. Allora, io ho stampato su un foglio di acetato, allora, lo spartito di una canzone di Madonna, che potrebbe essere un decoro perfetto per la nostra finestra, e ho stampato sempre su un foglio di acetato che ho già ritagliato anche una sua foto, che potrebbe essere un decoro altrettanto carino. Però prima di muoverci, per capire quale sarà l'effetto finale, dobbiamo aspettare di vedere come sarà il trasferimento, quindi portiamo pazienza e poi possiamo procedere. Allora, la colla sembra essere completamente asciutta, quindi un pochettino d'acqua sul dito e iniziamo a fare il trasferimento come abbiamo fatto anche negli altri video. Quindi molto 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 delicatamente andiamo a sfregare il polpastrello per sollevare la carta, e così facendo si rivela l'immagine. Solo il toner e il Bod Podge resteranno sulla nostra pagina. Allora, il trasferimento è venuto perfetto. Allora, sotto la foto si vedono non solo i colori, ma si vede anche addirittura il testo scritto del nostro substrato. Quindi il trasferimento è perfetto. Adesso decidiamo se mettere qui questa foto o se invece preferiamo il testo musicale. Io a occhio così direi che il testo musicale è molto ma molto ma molto meglio. Quindi inizio a tagliare a misura questa finestra e poi procediamo all'inserimento nella finestra. Il pezzo
di acetato con le note musicali è stato tagliato, quindi adesso prendiamo il Mod Podge, mettiamo uno strato qui in mezzo, ma anche tutto intorno alla nostra finestra. Ok, anche di qua. Perfetto, quindi inseriamo il testo. E uniamo i due lati della finestra. Perfetto, e aspettiamo che asciughi. Allora, la nostra finestra finalmente è asciutta perfettamente. Torniamo alla prima pagina, dove c'è questa riga netta che si vede, che a me sinceramente non piace. Allora, come abbiamo già fatto nel video nel quale abbiamo poi riscritto la poesia di Alda Merini, qua ho ritagliato le lettere da un dépliant per scrivere il nome Madonna, che andranno a nascondere la parte superiore della foto, dove si vede questo stacco molto netto. Andiamo a nasconderlo in qualche maniera. Allora, cominciamo dal fondo. Ok, ok, quindi abbiamo nascosto perfettamente lo stacco che c'era con la riga della foto. Si vedeva troppo chiaramente, almeno così, anche se si intuisce chiaramente che la foto finisce qua, ma è molto più nascosto. Ok, allora, per quanto riguarda invece l'altra pagina, ho intenzione di utilizzare comunque la seconda foto che ho stampato con acetato. Non la incollo con il Mod Podge, ma con questa colla, la E6000. È una colla buonissima, nel senso che ha una resa esagerata. L'unico difetto, tra virgolette, di questa colla è l'odore, nel senso che ha un odore veramente sgradevole. Ricorda molto la colla, quella che usavano, non so se sia ancora in auge, i calzolai. Però questa, una volta che fa presa, poi non c'è assolutamente più verso di toglierla. Ok, qui l'acetato in tutta la sua trasparenza ci regala comunque un effetto bellissimo, perché lascia intravedere al di sotto della foto tutto il lavoro che abbiamo fatto precedentemente. Ok, adesso ve la faccio vedere più da vicino. Vedete che sotto si vedono tutti i colori e tutto il disturbo che abbiamo messo precedentemente. Adesso lo lasciamo asciugare un attimo. Allora, siccome voglio arricchire ancora un po' questa finestra centrale, con la bucatrice che abbiamo già visto nel precedente video, faccio 4 fori, uno ai lati della finestra. E uno è fatto. Ok, e infiliamo, come abbiamo già fatto altre volte, gli occhielli. E con l'apposita pinza, questa,
li andiamo a sigillare. Il primo è fatto e anche il quarto è messo. Poi, per impreziosire la pagina, io ho questa piccola catena in finto rame che voglio far passare lungo tutta la pagina. Ok, perfetto. Benissimo, allora con le pinze apro gli occhielli per tenerla ferma. Questo lo faccio lontano dalla camera perché non voglio che il video duri 200 anni. Ok, la catena è messa, quindi resta sui due lati orizzontali da questa parte e su quelli verticali da quest'altra. Può scorrere tranquillamente. Adesso non ci resta che passare la stabilo lungo tutti i bordi delle nostre pagine. Ok, una volta passata la stabilo lungo tutti i contorni, come già sappiamo fare e come abbiamo già fatto, andiamo a sfumare passando il dito. Così tutta la pagina acquista profondità. Benissimo, allora il nostro lavoro di oggi è finito. A me piace moltissimo l'effetto finale, lo trovo veramente bello. Se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto. Grazie mille a tutti.